la la lero 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 la. E adesso mettiamo bianco su nero. Vieni di là. No. Qualcuno fa il cretino, vieni di là. Ho detto di no. Ma perché? Perché voi uomini pensate sempre solo la stessa cosa. Ma se io non sono più. Dai, vieni di là. Perché lo sai che la vita è bella. Dai, vieni di là. Vedrai sul muro rimbalzare la falla. Dai, vieni di là. Senza far finta porta tua sorella. Se c'ha l'eczema lo si sa, si spella. Ma sotto l'ascella nel reggiseno urla una mammella. Perciò venite tutte e tre di là. Oi libe 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 liberai. Oi libe 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 liberai. Oi libe 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 liberai. Libe liberai. Libe liberai. Oi libe 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 liberai. Oi libe 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 liberai. Senza far finta porta tua sorella. È brutta ma è snella. Nella penombra sembrerà una stella. Perciò venite tutti e tre di là. Ma cosa succede? Dove stiamo andando? Di là. T'ho detto che non vengo. E questi chi sono? Mi sembra di stare al circo. Giusto al circo. Signore, accomodarsi all'interno. Più comici entrano, più bestie si vedono. Te lo rimetto, te lo... Vanessa Incontrada! Ciao Fabrizio! Ma non... Sai che sono più scemi di te. Bene! All'ottava puntata, pensate, sì. Siamo all'ottava puntata, sembra una settimana che abbiamo fatto la sì, settima puntata. Veramente, no. Ridere, 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 Claudio Bisio, che ridere mi fa. Oh. Ringraziamo la regia mano che sottolinea schietas, sempre. Manos quietas, sempre sorvolano ste sì, mani. Sì, sono sposato, non è che puoi fare tanto la furbina. Perché lei ci prova, dice sempre, ma metti che ragazzo maturo. Ma no, dica stonterie. Salutiamo mia moglie. Ciao Sandra. Zitta. Lei è fidanzata, ex fidanzata, mi sembra che venga. Dai, l'ho visto... vai avanti. Non raccontare le cose della non mia... Non ci dice il nome, ovviamente. Della mia vita. Del... Si chiama Francesco. Bene. È quello lì che canta Tana 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 la maestra. È lui quello che è. Francesco. Mi chiamo Francesco. Che gli devo dire? Che gli devo dire? Un applauso al fidanzato di Vanessa. Ma dai, stasera. Allora, pensate, otto, tra l'altro, ottava puntata, otto, è un numero è vero. Particolare, voi sapete, è no? Vero, è vero. Otto cosa ti ricorda, otto? Cosa mi ricorda? Otto? Cosa hai detto? No, aspetta, aspetta! Viso nudo. No, ma... Biancaneve e sette nani. Erano sette i nani. È più Biancaneve e otto. Non fa, una grinza, non fa una grinza, gli va fatto un applauso a lei. Ma è vero! E ai suoi autori per questa perla che ci hai regalato. Ma contalo! No, ma otto. Invece, nel discorso cabalistico, la cabala, come si dice cabala in spagnolo? Cabalas. L'avrei quasi detto anch'io, pensa.
nella cabra, pensa che i Maya sostenevano che otto significhi ragazza che bacia con la lingua colui che le sta accanto. Questo, ma non è vero! È vero o no? Qui in Italia sappiamo così, qui in Italia si studiano i Maya e anche i maialoni, cioè nel senso che il, no, le varie branche... Che cosa stanotte? Stanotte? Ah dai, lasciate lo spazzolino da me, poi te lo dico. Scusate. Beh, vabbè... Otto, otto. E quindi che devo baciare? Porta malissimo a non esaudire il dettato cabalistico. Che faccia ci sono in prima fila, ragazzi? Ci sono delle facce... Niente. Quindi no, niente, porta male. Vedete voi, va fatto o non va fatto? Sì! Con l'enguon o senza l'enguon? Ma che con l'enguon? No, tira la bocca! Ah! Non tira, scavi sempre la porta bocca! Porta bene, porta bene. Ah! Porta bene, porta bene. Bene. Scusa. Ora andiamo me, avanti. Secondo me mi avete fregato. Chi ti ha fregato? Voi, che non è vero. Cioè? Io mi vendico settimana prossima. Ma settimana prossima è la nona, sei pazza? Ho capito, investigo cosa vuol dire la nona. Investigo? come si... Dai, ha detto investigo, ho sentito bene? Investigo. Scopro, scopro. Scopro, investigo. Abbiamo capito benissimo. Investigo. Lei è bella perché parla così. Investigo. Scopro che cosa sembra vuol dire... Sembra quei cartoni animati ignoranti. Prego. Scopri cosa vuol dire nove, ma te lo sappiamo noi tutti in Italia, nove, sempre nel linguaggio cabalistico, vuol dire ragazza che si concede completamente al conduttore che le sta a fianco. Non ho sentito niente, ascoltavamo un lento bellissimo. Niente, non hai sentito una parola. Cos'è, che canzone hai cantato? Perché lei sta grattando anche nei fondi di cassetto della Stefan. Sta cantando degli inediti di Stefan che la Stefan neanche sapeva che esistessero. Ma no, non questo è verdad. Cos'è? Questo è Azúcar Moreno. Chi Azúcar? No, Azúcar! Non l'ho capito. Azúcar Moreno, zucchero di canna, negro. Azúcar, cioè Moreno, Azúcar, cioè di zucchero. No. Grande mago! Già detto! Ha! Oh! Ringraziamo il nostro Alessandro Politi che ci ha regalato non la... Non ha finito! Non ha finito! Grande mago! Ah. Olè! Ma che gioco è? Mio figlio di 6 anni! Qua, anche lei è capace, guarda! Sono capaci tutti, che gioco! Non applaudite, non è un gioco ma da sì. Maghi, è un gioco da bambini questo! Vabbè! Mordi! More difficult! Ma non abbiamo dita, spero che
andiamo sulle spedite. Adesso dai, è il momento. Ah no, no, un indovinello, ti faccio subito un indovinello. Attenzione. Che differenza c'è tra un pollo arrosto e una donna molto abbronzata? Osta. Osta Zelig, scusi. Di solito telegramma, ci sono da mettere due firme, gentilmente. Dove? Una dove dice ancora qua e una dove dice sempre qua. Prego. Ah, grazie. Ma perché? Di che sono? Che donna, eh? Me la ricordo ancora. Era cinese. Si chiamava Chui Tai. Aveva gli occhi a mandorle. Glieli ho schiacciati. Ha firmato, eh? Sì, grazie. Saluto. Michele Placido. Michele Placido. Michele Placido, dopo 30 anni di onorata carriera, cinema, teatro, è venuto ospite da noi, Michele Placido. Ma no, posso... questo era importantissimo. Devi andare a prendere l'ospite. Ah, aspetta, scusate. Aspetta. Questo è importante, l'aspettavamo, la raccomandata che ci dice chi è questa sera. La persona comune, quella di voi che sarà sul palco questa sera. Come sapete è un sorteggio obiettivo fatto come quelli dell'Oscar TV, cioè quelli cose televoto. E casualmente è venuto fuori Peter dalla provincia di Brescia. No, non me la sento. Sono emozionato, sono emozionato. No, non voglio venire, Peter, non voglio venire, non me la sento, Peter, non me la sento, no. Peter, non me la sento, non Peter, voglio venire, sono emozionato. Dai là, prendilo. Sono emozionato, Peter, sono emozionato, Peter. Ciao a tutti. Ormai sono parecchie settimane che vieni sorteggiato. Sì, diciamo però... Cosa c'è? È gente che viene... Da Brescia! Aspetta, aspetta. Da parte i miei concittadini! Scusate un attimo, c'è la lobby di Brescia, provate a illuminare che non riesco a vedere laggiù in fondo, fa vedere. Cosa c'è scritto? Quindi, purtroppo... Ignari di Brescia, sono qui, Peter Herpes, fan club, grazie! No, però, diciamo io, diciamo business, voglio essere se li hai organizzati tu, sei un deficiente. Sì, ho organizzato io! Ma herpes si scrive così, senza H? Herpes non lo so, non l'ho mai visto scritto, lo chiamiamo sempre herpes, non lo sappiamo come. Orale, a voce. Comunque io vorrei dire che vengo da questo paese in provincia di Brescia, si chiama Parpo. Giusto. Parpo ormai. È un piccolo paese lì in mezzo alla collina, alla montagna, alla tundra, alla pampa. La famosa pampa bresciana. Sì, sì, e qual è la fauna tipica della pampa bresciana? Ah, per esempio c'è il calcestruzzo come animale. Sì, sì, che è uno struzzo normale, solo che vive nei cantieri edili bresciani. Ah, ecco. Invece di mettere la testa nella sabbia, li mette nelle betoniere. Dalla mattina col Fort Transit arriva a Milano. Vieni. Sono emozionato, bisogna. Lo so. Solo che da noi non succede mai molto, però qualche anno fa aveva aperto un nuovo locale, la Nuova Bussola si chiamava. Come quella di Viareggio. Dov'è Viareggio? No, no, non conosco. Era bella la Nuova Bussola perché all'ingresso c'era una grande bussola con su tutti i punti cardinali, nord, est, ovest e basta. E sud? Il sud purtroppo... In effetti. Jesus, in effetti. Non è pervenuto. Jesus. Ma io. Ma scusa. Tra l'altro, sono emozionato, Jesus. Io gli voglio bene a Peter, ma non capisco tutto questo entusiasmo. No, no, diciamo che lì per l'inaugurazione era anche venuto a cantare Peppino di Capri. Pensa che per poter cantare lì ha dovuto cambiare nome e farsi chiamare Peppino di Capriate. Capriate vicino a Bergamo, sì, per chi non lo sapeva. Poi, e poi invece di cantare champagne ha cantato spumante della Francia Corta. Salutiamo Peppino di Capri. Che faceva così spumante della Francia Corta per brindare un incontro. Forte come canzone. Però siccome lì non succede mai molto, diciamo che ogni settimana andiamo a Brescia, the big city. Dove vai a? A Brescia. Brescia. Scritto... A... Come loro, scritto così. Brescia. Brescia. Con la S e la I, Brescia, the big city. Con degli amici, questa settimana sono andato con i miei amici Herpes e Bisius. Come te. No, Bisius non sono io, è un soprannome sicuramente. Lo chiamiamo così. Perché è simpatico. No, no, perché ci prova con tutte proprio, sempre. Sempre con tutte ci prova, Bisius. Non combina mai niente, ci prova con tutte, Bisius. Ha in testa le donne. Non è un difetto. Sempre, sempre, Bisius. Ci prova sempre. Bisius. E sicuramente ci riesce. No, non combina mai niente, mai una volta. Insomma, siamo andati alla discoteca Madison di Brescia, c'era una serata dedicata ai single di tutti i tipi. Ui. In fase acuta, cioè quelli lasciati da poco, i cronici, lasciati da tanto, e i chilometri zero, come me. Che non hanno mai... Mai, mai una volta. Mai c'era
anche un questionario all'ingresso. Diceva: cosa cerchi in un rapporto di coppia? Io ho risposto: quello che viene, viene. Herpes ha risposto: una persona con cui condividere delle infezioni. Herpes. E Bisius ha risposto: sesso! Purtroppo Bisius è la verità. Guardi che ore. È così, adesso vado via. Mi scusi, non volevo. Siamo entrati in discoteca Bisius di donne, neanche una. Allora ci siamo fermati tutta la sera a parlare di donne con il nostro amico Alfio l'alfiere. Detto così perché? Perché si chiama Alfio e gli piace molto bere, perciò quando torna a casa dopo aver bevuto si muove solo in diagonale. Da cui Alfio l'alfiere, ma così è la vita, se piace piace, se non piace... Piacenza! Ciao a tutti da Peter! Leonardo Manera! Grazie! Ridomela, sono emozionato! Devo andare via, sono emozionato! E purtroppo! In effetti! Bueno! Bene signori, adesso abbiamo... È una donna? La prima donna. Un'amica? A parte te ovviamente, di questa serata. È sarda. È sarda. È forte, coraggiosa, dolce però. È un nostro punto forte. Io vi invito però, se volete, fate quello che volete, siete liberi, siamo in democrazia, per fortuna. Assolutamente sì. Però non fate le gare uomini e donne. Lei è una donna che parla a chiunque, dice le cose da punto di vista... Le dice anche alle donne da un certo punto di vista. E agli uomini, se le dice... Un po' più forte agli uomini forse. Lei è Geppi Cucciari! Grazie, grazie, buonasera. Buonasera, allora io un paio di settimane fa su questo palco ho detto che mi ero fidanzata ed infatti vorrei rendervi partecipe degli sviluppi di questa storia, che è andata esattamente nella maniera che mi aspettavo. Ci siamo lasciati, anzi, mi ha lasciata, però l'ha fatto per me, perché mi amava troppo, perché non voleva farmi soffrire. Infatti adesso sta facendo soffrire un'altra, più giovane, magra, bionda, taglia 40, però devo dire che sono tranquilla, tranquilla e felice come Brooke il giorno che ha scoperto che Ridge si era sposato con Taylor. E devo dire che ancora non demordo, no, io non demordo e sono ancora alla ricerca del mio uomo ideale. A trovarlo, a trovarlo. Il punto è che se dipende da quello che cercate, perché se quello che volete è uno col fisico da intellettuale, il cervello da palestrato, con cui avere la tipica conversazione da casella autostradale, inserisca il bancomat, grazie, arrivederci, avete molte chance perché là fuori è pieno di uomini così. Però... Ho detto lì fuori, non qui dentro. Qui dentro siete tutti quanti belli, simpatici e sensibili. Ma quando mai? No, davvero, davvero, scusate, fatemelo dire questa cosa perché secondo me realmente trovare un uomo con quoziente intellettivo di un Teletubbies, tipo Tinky Winky, è abbastanza facile. Però vi avete ragione perché veramente non si può sempre dare la colpa agli uomini, eh? No, no, qua ci vuole anche un po' di sana autocritica femminile. Scusate, apro una piccola parentesi per i maschietti presenti in sala. L'autocritica non è quando veniamo in macchina con voi e vi critichiamo per come guidate. Quella si chiama prudenza, è un'altra cosa proprio. Allora, dicevo, se gli uomini sono così, la colpa di chi è? Delle madri, esatto, delle madri. Perché quando un bambino nasce è neutro, è puro, non è ancora un uomo, non è ancora un maschio, non è ancora un bastardo, diciamo, e cresce secondo quel principio elementare di azione e reazione. A una sua azione corrisponde una reazione della madre. Il bambino piange, la madre gli dà il biberone e gli cambia il pannolino. Uguale, ci sarà una donna nella mia vita che se mi lamento mi prepara il pranzo e mi stira le camicie per sempre. Il bambino da piccolo il bagnetto, contento, schizza l'acqua felice dappertutto. La madre più contenta di lui gli porta pure le paperette. Questa stessa scena, 30 anni dopo, lui torna a casa da calcetto, si fa la doccia a casa, riduce il bagno che sembra l'acqua fan di Riccione. Tu lo chiami in bagno, gli dici: guarda, guarda cosa hai fatto in bagno, guarda. E lui ti guarda con l'aria innocente, stupita, di chi sta pensando? E le paperette! Non è colpa loro. Però guardate,
Per gli uomini di adesso, amiche, ci dobbiamo rassegnare, perché così sono e così ce li teniamo. Ma noi donne non dobbiamo arrenderci, no, no, perché noi donne dobbiamo impegnarci per salvare nostre figlie dagli uomini di domani. Bisogna prenderli da piccoli, controeducare le nuove generazioni. Da piccolo piange? Niente biberon. Gli metti in mano uno spruzzino di Glassex con la spugnetta. Vede che poi quando cresce si lamenta perché torna dall'ufficio e la cena non è pronta? Si lamenta lo stesso, ma meno nel mentre ti pulisce la vetrata del soggiorno. Ottimizzare, si chiama ottimizzare questo. Però io voglio lasciare le donne che soffrono come me, e occhio a croce ce n'è, è come se ce n'è, con un messaggio di speranza. Perché amiche, io sono convinta che se sapremo aspettare, nella nostra vita arriverà finalmente un uomo da favola. Magari il principe azzurro, più facile Pinocchio, ma noi saremo forti e saremo in grado di vivere felici e contente. È in analisi. Grazie. Apro poco, pochi minuti. Giornata, tutto sommato, 2 su 3 hanno sciolato. Per la legge dei grandi numeri, la prossima volta toccherà anche a me. Ed io tra di voi capisco che ormai la fine di tutto. Credi tornerà dopo, avrà occasione di fare due chiacchiere. Vuoi dire un saluto, almeno un saluto? Grazie, grazie. Ci vediamo, grazie.
E io volevo scambiare due parole con i maestri. Vabbè. Mauro Pagani. Mario. Grande Mauro Pagani, ospite questa sera qui da noi, reduce da tournée in tutto il mondo. Anche fuori. Anche fuori dal mondo. Fuori dal mondo. È andato bene? Sì. Mi rivogliono fuori. Lui ha un disco, è uscito bellissimo, lui ha rifatto, cioè scrisse già tempo fa con Fabrizio De André tante canzoni sue, da tanti dischi, in particolare Le Nuvole mi sembra che tu hai fatto insieme a lui, sì. Ma ancora prima Cresa de Ma, che so che in tutti i negozi, tutte cose, cioè, esiste ancora. Sì, c'è. Ce ne sono un sacco di copie che attendono. No, sta andando molto bene, sono molto contento, eccetera, eccetera. E intanto, grazie, signori, lasciamo il palco a Ficarra e Picone! Ma che è successo? Non lo vedi? È una Macedonia sempre. Ho detto c'è la partita contro la Scozia, mi faccio una maschera antirrughe. Ci ho messo la frutta, solo che cadeva sempre, ho avuto l'idea, ci ho messo la colla. Solo che... È una bella idea, ci potevi mettere il cemento armato? È normale che non ti scende Due settimane più. Che non scende proprio, mi sento Mamma tutto. Mia, cosa ci hai messo ora? La colla. No, dopo, cosa ci hai messo? Sostantivo diluente della colla. Mamma, ma non è che ti posso spiegare tutto il Ah, cosa c'è? L'acetone. Ma tu con questa macedonia quel maraschino ci dovevi mettere. Solo che io me la sono vista brutta. E comunque pure io, guarda, pure io ho avuto una giornataccia, me la sono vista brutta pure io. Che è successo? Eravamo in cameretta, io, Materazzi e Gattuso. Materazzi teneva Gattuso mentre io gli stavo facendo il bagnetto, che sta cambiando il pelo. È primavera. Sì. A un certo punto eravamo tranquilli e ci stavamo divertendo. Apre la porta Cassano, entra e grida Checkous! Neanche finisce di dire la frase, caro mio, piglia una saponetta che c'era per terra, vola gambe all'aria e sbatte con la testa nel bidet. Proprio nel bidet, mamma mia! Caro mio, subito sviene, ci siamo impauriti. Materazzi si è fatto prendere dal panico e dava testate al muro. Gattuso saltellava che non capiva quello che stava succedendo. Io cercavo di farlo rinvenire, ma niente. Certo. A un certo punto, caro mio, quando sembrava che tutto stava per finire, Cassano si alza, ci guarda e dice: ragazzi, non abbiate paura, che se mi fossi fatto male vi avrei avvisato io stesso. Bene. Cioè, non ha sbagliato neanche un congiuntivo. E ci siamo messi le mani ai capelli. Dico, questo è gravissimo, certo. Bisogna fare qualche cosa. Certo. Chi cercava un medico, chi prendeva i sali, chi cercava di fare qualcosa, a un certo punto Materazzi dice, io un'idea ce l'ho. C'è l'unico che può risolvere il problema è Biscardi. Vero. Portiamolo da Biscardi. Certo. Arriviamo lì, dico, maestro, ci dia una mano. Dice Biscardi, che succedesse? Dico, niente, praticamente gli racconto il fatto, Cassano è caduto, ha sbattuto la testa e adesso non sbaglia più i congiuntivi. Si volta a Biscardi, dice, non vi preoccupaste, c'è la stessa cosa, è succeduta anche a Totti, c'è ora bisogna dare una botta uguale e contraria e vedrete che tutto si sistemasse. Ui, bello! Appena sente che ci deve dare botte, Materazzi stacca un piede dal tavolino del processo e glielo fracassa in faccia. A Cassano! A Biscardi! Capito? E ora, caro mio, ci abbiamo due problemi. Cassano si è iscritto all'università e Biscardi palleggia a centrocampo. Insomma, va. Non posso, vedi di darmi una mano, devi dire cosa devo fare. Ma ti sei fatto vedere da qualcuno? Sono andato dal dottore. E che t'ha detto? Il dottore mi ha detto di non prendere umidità perché sennò i semi del kiwi possono sbocciare. Certo. E quindi insomma io sono preoccupato per la mia fidanzata appena mi vedo così. Ma perché così. Di nuovo ti sei fidanzato? Perché ti fidanzi così all'improvviso tu? Una velina d'occasione, cosa così. Sono preoccupato. E come va? Come va? Male, compa, male. Con la velina va male? Male.
siamo arrivati alla frutta. Solo che io non ho il coraggio di dirglielo. Ma secondo me appena ti vede lo capisce, compa, guarda. Hasta la victoria siempre. Muy bien, así se dice. Porque esta vez no se trata de... Scusate. Buonasera. Belli. Eccoci. Scusate. Io ti ho disturbato. No, stavo cantando una canzone cilena dei vecchi. Si sta riprovando come al solito. Vabbè, no. Allora, bene. Lei, ricordiamo che non fa più il posteggiatore, ma ha un nuovo mestiere che è... Dica. La so. Allora, quest'anno mi occupo di una cosa importante. Praticamente opero contro la globalizzazione dei prodotti equo e solidali di tutti i paesi del mondo, contro ogni dazio e dogana e ogni blocco tariffario. Cioè? Contrabbando. No. Tutto questo detto per poi poche arrivare parole. A... Si è preso un applauso. Lo sapevo. Bene. Vabbè. Vane, come va? Io bene, ma ti ricordi la settimana scorsa quando è venuto che gli avevo preparato la palabra scruzada? Palabras cruzadas. Non ti avvicinare così, Palabras. Cruzadas. Allora, questa volta ho voluto fargliele di nuovo, quindi te le leggo in spagnolo e voglio vedere se sei capace di tradurle in spagnolo. Chiamme. In spagnolo. Vai. Vado, eh? Vai. Vabbè. Vai. Ciao, Vanessa. Allora... Famoso bar spagnolo? Sì. Barcellona. È una città. È il bar più famoso della Spagna. Anche è una città che è un bar. Città. Le Ramblas sono tutto un bar. Allora. Bravo. Il barrio. Vai. Attenzione. Isola spagnola famosa per la menta. Isola spagnola... Per la menta. Famosa per la menta. Formentera. E pago. È l'ultima perché. Senti, meno male. Andazzo. Si grida al torero. Oh! Ah, è facile. Oh. Occhio che tieni un toro dietro il culo. No! È spagnolo, in basso, questo è basso. È basso. È intraducibile. Facciamo le parole crociate italiane. Facciamo le mie, va che è meglio. Allora, 31 verticale. Possiede 6 televisioni. Ricettatore. Non ha ancora esperienza. Incensurato. Abbonda in Svezia. La gnocca. Detto in un altro modo. Guntrum si dice. Anche in Italia però, va bene. Chi vuole svagarsi l'ammazza. Suocera. Non tutte però, dai. L'ultima, e ho finito il quadro, la mazza dello spettacolo. Valeria. Rocco Siffredi. Nel senso... Troppo intelligente. Ma lei a finire. Tutto bene. Grazie, arrivederci. Claudio Batta, grazie Capocenere. Allora, adesso c'è un papà. Ciao papà. Ce l'ha molto con sua figlia, soprattutto con il figlio. Ha due figli, quindi un papà, ha avuto la festa del papà da pochi giorni. Esatto. Lui se si arrabbia, ti crepa da mazzetto. Lui è Pino Campagna! L'altro giorno stavo sul divano di casa che stavo guardando la guardando, stavo così. Cioè, la televisione che guardava a me. Cioè, dopo, mi stavo isolando. Sento un rumore di cozzaglie, proprio di tamburo. Boom. Ad un certo punto sento papi ultra, primo po ad aschiata, papà, bom. Chi è? Mio figlio Marco, quello disgraziato, 20 anni. Mio figlio quando parla con me non parla più. Mio figlio quando parla con me slogheggia. Mamma mia, è come sito oggi,
neanche il tempo di respirare, arriva Raffaele. Papi, che? Papi, lo sai che mi piace cacà? Dico, cosa che cosa? Papi, mi piace cacà. Se non ci credi ti faccio vedere le foto. Dico, oh! Che foto mi fai vedere tu a me? Papi, cos'hai capito? Papi, cos'hai capito, papi? Cacà, il gioco del Milan. Yeah, il giocatore del Milan. Papi, ci sei? Ce la fai? Sei connesso? Lo sai che il mio fida Stank va allo stadio a fare il tifo? No, quello fa schifo. Papi, tifo, tifoso. Raffi, schifo, schifoso. Sirma a me. Papi, ti avviso. Che? Ti avviso. Mi sembri una pecora Dolly. Una pecora Dolly. Papi, mi togli la calma. Papi, mi stai clonando i vaffa. Dico, Raffaella, i vide stimana. Io prendo il pastore, il cane lupo e ti crepo de mazzate. Neanche il tempo di respirare, che sento il campanello della porta. Dico, questo qua è il fidanzato. E allora sua. Apro la porta, di primo. Pam! Una doppia cendra perforante che gli è uscita la Street Goldrake qua. Arriva e fa, ma papi cosa fai? Come cosa fa? Papi, chi, l'hai visto chi è? Chi è? È il postino. Un postino. Ma come il postino suona sempre due volte? Perché sto scemo ha fatto soltanto una suonata? Dice, non mi ha dato il tempo. Dice, questo è un telegramma. Vedo un telegramma. How are you, papi? I am Stank. How are you? Do you know each posso venire? Ah, sorry. Che devo sorridere? Sorry. Come stai scemo? Ma scemo veramente. Il fidanzato, Stank, il fidanzato di mia figlia, è così scemo che la Raffaella gli ha dato l'appuntamento alle 7:05. Si è presentata alle 2 perché ha fatto la sottrazione. 7:05, 2. E in mezzo a questo marasma. In mezzo a questo marasma generale. Rinsavisce mio figlio dalla gradinata a Prato. Viene, dolce papi, perché non muori mai? Ormai vecchio tu sei. Dico, questo qua si è fumato proprio tutti i cartoni di Walt Disney, proprio. Compresi Disney Channel. E qua mo so, gazzet! Ho preso il postino, proprio al terzo anello che sta. Parababà, parababà, mi trasformo in un papi missile. Scendo giù con le scale a raffica e te crepe de mazze. È tutto un condominio. Me ne levo. Casa mia, sembra assassino. Il nostro pubblico, io ho avuto esperienze recentemente, anche tu, siamo stati ospiti in altre trasmissioni, in altre, sì, reti, in altre cose. No, non devo dire parolacce, gli altri pubblici sono niente a che vedere con loro. Un applauso a noi al pubblico. Siete grandi, grandi, grandi. Impagabili. È molto diverso. Sergio. Va bene, grazie, molto grazie. Sai che tra l'altro per strada mi fermano veramente, mi dicono, ma... Un tizio l'altro giorno mi ha fermato proprio lì a Sanremo, eh? Dice, ma tu è la incontrada, Che... Sapete cosa gli ho risposto? Essendo un signore, non ve lo dico. No, aspetta, ve lo dico io che cosa c'è fra me e Claudio. No, ce lo dice il sondaggio. No. Abbiamo fatto, è stato un sondaggio recentemente sulla trasmissione, alla domanda, secondo voi Bisio e l'incontrada dormono insieme? Un italiano su tre ha risposto sì. E gli altri due, scusa? Gli altri due dormono? Non conoscete Bisio? Soldati. Ma non ci credo. Ma non è vero, figurati se dicono delle robe. Perché devi sempre starmi a piccarmi così? Signori, la coppia più bella del mondo per noi sono Cocchi e Renato!
Grazie. Prego. 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 Mi viene da vomitare. Dai qua. Non puoi suonare la chitarra. Hai il collo troppo corto. Come porti i capelli bella bionda. Oh, guardi. Tu li porti alla bella. Io nasco Maricara. Biondino, castano chiaro. Come l'onda. Castano chiaro tipo fucsia. Però sotto le ascelle sono rosso. Come porti i capelli bella bionda. E più giù. Tu li porti alla bella testa Maricara. Di moro. Tu li porti come l'onda. Una volta era il contrario, no? Perché avevo in mezzo al mare. Era testa là, del moro. In mezzo al mare ci stanca minché fumano. Là in mezzo al mare ci stanca minché fumano. Là in mezzo al mare ci stanca minché fumano. Senta, scusi. Sarà della mia bella che si consumano. Ma come porti oh, capelli guardi, bella bionda. Un giorno sì, un giorno no faccio lo shampoo. La bella poi due settimane faccio i colpi di sole e le mesh. Alla metà del mese bevo il balsamo che mi rinforza il bulbo. Porti i tuoi capelli bella bionda. Poi mi cotono con lunedì e martedì mi cotono. E ogni nove mesi come l'onda la placenta in mezzo al mare. Là in mezzo al mare ci stanca minché fumano. Ma mica è successo una disgrazia alla barca del D'Alema. Ci stanca perché ho visto Rutelli che passava con un trapano. Sarà lì la barca del D'Alema. Due alberi. Ah no, un albero è passivo. Ma come porti i capelli bella bionda. Guardi, dipende molto dall'abito. Se sono scollato mi faccio come Petrezia e li avvolgo attorno i capelli. Oppure me li tiri indietro finché fosse. I capelli bella bionda. Poi con l'elastico faccio una coda di cavallo, la lascio andare. Di come l'onda, come l'onda in mezzo al mare. Là, in mezzo al mare, ci stanca minchia e fumano. Là, in mezzo al mare, ci stanca minchia e fumano. Là, in mezzo al mare, ci stanca minchia e fumano. Ma no, la Sardegna, che si consumano. Ma come porti i capelli bella bionda. Adesso gliene racconto una. Un giorno sono andato dal mio coiffeur, io lo chiamo così perché lui è di Punta Raisi, no? E mi sono fatto fare la permanente. Come porti capelli. Sono uscito da quel negozio che era un angelo. Un temporale mi ha concesso peggio della mamma del Branduardo. Da in mezzo al mare. Quanto là in mezzo al mare. Ci stanca minchia e fumano. Signora Branduardo. Ci stanca minchia e fumano. Là in mezzo al mare. Ci stanca minchia e fumano. Sarà bella mia bella. Che si consumano. Grazie. Grazie, grazie mille. Molte grazie. Ed ora vorremmo dedicarvi una canzone medievale che racconta le vicissitudini amorose di un dolce, tenero uccellino che librandosi nell'aere azzurro sopra le pianure verdi del Veneto gorgheggiava dolcemente una canzone d'amore. Uccellini della Comari. Sei volato sulla testa. L'uccellino vuole a far festa. È un po' più in giù, vuole a volare. L'uccellino della Comare. È un po' più in giù, vuole a volare. L'uccellino della Comare. È l'uccellino della Comare. Se volato sulle spalle. Volato sulle spalle. L'uccellino batte alle ali. E un po' più in giù vuole volare l'uccellino della Comare. Un po' più in giù vuole volare l'uccellino della Comare. E l'uccellino della Comare. Devo proprio dire dove è volato. Devo proprio... È volato, lo so. Se volato...
sulle tette. Vado sulle tette. Le tette. L'Uselin batte alle alette. È un po' più in giù, vuole ancorare l'Uselin della comare. È un po' più in giù, vuole ancorare l'Uselin della comare. È l'Uselin della comare. Non sapea dove volare, è inutile che continui a fischiare. Sapeva benissimo dove volare, altrimenti non avrebbe trovato questa canzone. Sapeva per piacere. Volare. Svevolato sui genocci. Ma un genio della comare mi vuole dare il tetto sui genocci e non si accorge di niente, ma per piacere. Ma non so, un piccolo boschetto, un disguido! Taccata proprio vista, no? Ma un piccolo disguido, una scivolata di sguincio, cose che capitano. Scusa. Volando sui genocci. Genocci. L'Uselin batte agli occhi. È un po' più in su, vuole affollare l'Uselin della comare. È un po' più in su, vuole affollare l'Uselin della comare. È l'Uselin della comare. E adesso ti voglio aiutare. Ti posso dire che è rimasto nella zona. Prego? Nella zona. Madonna, ma che fenomeno! Ma che fenomeno, mamma mia, ma che roba, ma che roba! Si è volato sulla mona. E che sia la volta buona. L'Uselin che non perdona è proprio lì. Esteso a tutti. Posso? Scusate. Sarà la bellezza di questa canzone, la popolarità di questa canzone, ma giuro, in quinta tutti che cantavamo, lei a squarciagola. L'Uselin della comare. Avrei voluto avere una telecamerina dietro. È proprio lì, contento. Vanessa. Lui deve dire sempre, perché devi dire tutto il mondo? Perché era bello vedere questa, con le lentiggini spagnola che è contento. Ma tu hai capito anche le parole? La Spagna partecipa. I doppi sensi. Hai capito? Sì, tutto, certo, no? Che l'ho capito. Certo. Mona cosa vuol dire? Va bene, il signore Cocchi e Renato. Grazie, arrivederci. Grazie. Ma perché devi dire sempre tutto? È fatto apposta, dietro le quinte. No, ti voglio bene. Mi sono convinto che lei non avesse capito, perché la cantava come cantare Se otto ore vi sembra un po' come una canzone delle mondine, non ha capito cazzo. Va bene. Le otto ore, poi un giorno te la signori, adesso invece abbiamo un uomo che... presentalo te, io sì, so che non ti piace, no, ma non è vero. Lui è uno che dice le cose in faccia, abbiamo avuto Cecchi Picucciari, è giusto che ci sia anche Omen! Ecco, vero. Ciccia, sciollare, dai, su, cammina. Assenta, io la faccio parlare solo tu se lei... Parlare. Vai là a giocare nelle sabbie mobili, vai, su, cammina. Vai a fare lo slalom in pineta, vai. Cos'è allora sta roba qua? E Ciccetta, guarda che gira le balle qua, su, no. Allora. Oggi parliamo. No, 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 parliamo. Io non la faccio parlare. No, 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 no. Lei ha parlato. No, già settimana scorsa. Adesso è giusto dare la voce a una donna, no, una sua monaca. No, signori, sì, prima no, facciamo no, parlare. Sì, sì. Woman! No, 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 no. Qua è pieno di bestie. A proposito di bestie, attenta a non morderti la lingua, sennò rischi di morire avvelenata. Signori, woman. Ma sapete qual è la fantasia erotica più sfrenata, selvaggia, sensuale e devastante delle donne?
un uomo che pensa. Cioè? Troppa castagna. Ma no, non capisci niente. No, non andate a capirlo, ma come volete? Ha diritto, no? Un ottimo pubblico, dimostrate di far parlare. Quando Dio ha creato la donna era venerdì, perché? Perché lunedì ha fatto la gallina, martedì ha fatto il tacchino, mercoledì ha fatto l'anatra, giovedì ha fatto l'oca, poi sono finite le piume e ha fatto la donna. Eccola qua. Facciamo parlare una donna. Non siate così bassi però. Una donna mi ha chiesto: ma woman, che cosa potrei dire al mio uomo che subito dopo aver fatto l'amore mi chiede: ma ti è piaciuto? Cara, qualsiasi cosa, anche la lista della spesa, perché tanto sta già dormendo. Senti, allora. Non litigate. Se voglio con te non ci parlo, se voglio vai. Parlare con te scuoto la gabbia, se hai capito? Vai a fare lo slalom in piedi. Allora, no. Riprendiamo, io voglio fare il moderatore. Cioè, vai. Cammina dritta, no. Giù, cammina dritta. Allora, ha diritto lei alla parola, ma sia obiettivo. No, prima parla, facciamo la donna. Però un momento, perché per avvicinarmi a questo baracchino, là, me lo personalizzo. Ha corretto il nome. Vabbè. Ho qui una letterina. Cara woman, mi avevano detto che gli uomini sono capaci di cose inimmaginabili e non ci volevo credere. Quando mi sono sposata, ho visto cose che voi umane non potete immaginare. Ho visto mio marito dare sfogo al gas che vagava nelle sue viscere, intonando melodie rarissime. L'ho visto scaccolarsi e appiccicare il bottino sotto al materasso. L'ho visto infilare le dita prima nei piedi e poi nei denti alla ricerca di residui organici. L'ho sentito russare, digerire, mugolare di piacere, non ho ancora capito la differenza. Però woman, sarà un caso isolato. Non prendiamo i casi isolati. Aspettiamo, lasciamola finire. Però woman, capisci come potrei vivere senza il mio uomo? Ma cara, ammaestra un altro animale, no? Adesso tocca a lei. Tocca a me. Prima di cominciare, tira via la vita qua e mettila qua, così diventa viva Omen. È una piccola differenza. È solo questione di centimetri. Anche le vostre mogli dicono che è solo questione di centimetri. Senti, allora. Allora, visto che ti piace il cinema, risolvi questo dramma di Agatha Christie. C'è un ascensore. Nell'ascensore c'è una vecchina, una donna intelligente, Superman e un pompiere. Si apre la porta dell'ascensore e la vecchina è morta. Chi è l'assassino? Risolvilo te, risolvilo Agatha Christie. Te lo dico io, è il pompiere. E lo sai perché? Perché Superman e la donna intelligente non esistono. E allora... Ti è piaciuta questa? Scusa. Chi sarà? Pronto. Sediamo. Pronto? È la babiona. Sì, tesoro. Babiona! Sì. Ma che sì. Telefono ha? Sì, questo è un Omentel, questo qua. C'era anche sua moglie? C'era anche, no, mia moglie c'ha il Nokia 6452 pagato in 52 rate e pago io. Questo qui invece funziona. Ma, no, ma c'è lo scotch? Sì, no, funziona. Col video? Guarda, sì, col video, videofonino, vedi, ecco così, sì, ecco. Tesoro, l'hai visto anche te? Sì, è lui, il solito drogato, certo. Sì, certo. Sì, vuoi sapere se... Sì, sono sul lavoro, non faccio mica lo scemo che parlo male. Vuoi vedermi, sì? Ecco, mi tiro via il cappello perché... No, non fate così, cammino di là! No, ma no, cammino di là! Ma è la... Allora, è Monella! Anche Monella, anche la pelo chiaro! Bruciala quello lì! Bruciali, ma io...
giusto! A fra poco! A fra poco, vestito! State qua, eh! Angela, Finocchiaro, ancora con noi! E non c'è mai! Che serata! Che serata! Buonasera, edizione straordinaria del nostro telegiornale. Pochi minuti fa si sono sentite delle urla provenienti dalla villa di Arcore di Berlusconi, ma colleghiamoci telefonicamente con il nostro inviato sul posto. Mingozzi, ci sei? Sì, chi mi desidera? Sono il signore degli anelli, Mingozzi. Ah, quello del Monte dei Pegni? Vengo lunedì, giuro. Bene, riscatta anche il cervello, Mingozzi. Sei collegato col TG. Senti, sei davanti alla villa? Eh no, dentro. Sto mangiando le patatine col ketchup. Eh? Col ketchup. Cosa dici? Col sugo. Col ketchup! Ah sì, col ketchup, sì. Ma quale ketchup? Piuttosto, come hai fatto a entrare nella villa di Berlusconi? Passavo e mi ha catturato il cane da guardia, direttore. Mingozzi, ma non potevi distrarlo? Io ho provato a fare miau miau, però questo qui... miau miau, lui fa mai miau miau. Senti, vedi qualche traccia del premier? Ma per terra ci sono delle ciocche di capelli, saranno sue? Mingozzi, il premier... non perde i capelli, è chiaro? Ah, è nato in piazza così, mi spiace. Scusate, ma purtroppo il satellitare non si sente troppo bene. Purtroppo io non ho anche il numero della villa di Arcore perché... Altrimenti... Ma sì, direttore, ce l'ha tatuato sul petto in mezzo al cuoricino, non si ricorda. Mingozzi, quello lì è il numero di tua sorella, hai capito? Senti, piuttosto, vedi qualcosa di sospetto? Eh sì, sul frigorifero c'è un biglietto del premier per lei. Attenzione! Quello potrebbe essere stato l'ultimo tentativo del presidente di mettersi in contatto con l'informazione. Cosa mi ha scritto su quel biglietto? Cosa mi ha scritto su quel biglietto, Mingozzi? Ricordati di sbrinare il frigo. Lascia perdere, un messaggio in codice, tu non puoi capire. No, capisco, me lo fa sbrinare anche mia madre. Piuttosto, chi è stato ad urlare? Io, ero sottoterra. Mingozzi, ma come hai fatto a finire sottoterra? Mi aveva seppellito il cane, direttore. Io ci avrei messo anche una croce sopra, Mingozzi. Allora chiudiamo il collegamento e ricapitoliamo quanto è successo. Profanata la basilica di Arcore. Come cavallo di Troia è stato usato un cane che ha portato dentro un asino. E per il momento è tutto. Grazie, chiamatemi Mingozzi per piacere. Grazie. Beppe Braia. Grazie. 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 Un giorno incontreremo Mingozzi, prima della fine, ce lo prometti? L'ultima puntata facciamo vedere la faccia di Mingozzi. Io la conosco, meglio di no forse. Tu la conosci? Però... non è un bello spettacolo, però è una grande chicca questa qua, eh? Una per news. Dire. Una news, non una so news. Cosa voglia dire, però una news, grazie. Beppe Braida! Spostiamoci che qua. Mariano, adesso abbiamo un trio, pensate. Ah, sì, è vero. Pronto? Parla con lo tre. Marco Ranzani di Cantù. Ti avevo riconosciuto dalla sgommata. Sono in vacanza sull'isola di Mantegazza, mi sentite bene? Abbastanza. Non mi chiedete come sto o come va? Come va? Va bene. Ok. Dove sei? Sono sull'isola. L'isola di Mantegazza. Che isola è? Mai sentita? No. È la mia isola, è di fianco alla Sardegna, me l'ha regalata mio padre per l'onomastico. E per il tuo compleanno cosa ti ha regalato? Mi aveva regalato un'altra cosa. Che cosa? Mi aveva regalato un concerto, mi ha fatto suonare gli U2 nel giardino di casa, a Cantù. Ma io non l'ho neanche visti perché stavo lavando il Cayenne col Baby Shampoo Johnson in garage. Ma per... scusa, mi sentivo da lontano, ma... Cioè, tu ci vuoi dire che hai un'isola
tutta per te che è anche abitata. Sì, ci abitano 300 persone che sono tutti i miei sudditi e io sono il re. Quando passo col Cayenne Turbo, loro si mettono in ginocchio al lato della strada e io li bagno col liquido del tergicristallo. No. E loro sono contenti. Sono contenti, immagino. Tra l'altro l'isola di Mantegazza, il Bisio, è la prima isola non fumatori. Nessuno può fumare ad eccezione del re, che sono io. E se uno vuol fumare come fa? Prende il traghetto, va in Sardegna e poi torna indietro. Non è comodissimo. Ci manderò, guarda, vero che io non fumo, mi ospiti nell'isola di Mantegazza per Pasqua. Va bene. Ok. Sì, guarda, se vieni il Bisio mi fai anche contento, perché io a Pasqua, un periodo difficile della mia vita, sono un po' triste. Perché? Perché da piccolo ho avuto un trauma. 6 anni, mia madre mi ha cacciato di casa. Perché? Perché mi sono seduto a tavola senza il Rolex. Non si fa, non si fa, dai, via. Guarda, ha ragione tua madre. Uè, Shrek, guarda che avere i soldi non è facile. Io ti adoro, Marco. Credimi. Cosa ha detto? Shrek. Ho detto Shrek. Avere i soldi non è facile. A volte preferirei essere povero come te in certi momenti della mia esistenza, veramente. Senti questa, Vane. Io te deseo de passar un feliz Pasqua e de passar serenamente la vacaciones con tus seres queridos. Ma parli anche in spagnolo, Marco? Sì, Ranzani è colto, non è che c'ho solo il grano, eh. Io so più di 30 lingue. Io ho studiato all'International School di Vighizzola Cantù, Guarda che io ero in classe con Totò Schillaci, Solo che io sono uscito con 110 lode. E lui? E lui è ancora in quinta. Marco. Salutiamo Totò Schillaci. Salutiamolo, ciao. Salutiamolo, ragazzi. Un saluto a Schillaci, guarda. Dai, venite a trovarmi, ragazzi. Che malo che eres, Marco. Malo. Venite a trovarmi, ragazzi. Sì. All'isola di Mantegazza. Oppure, guarda. Quando vuoi. Finita Pasqua, torna tu a trovare noi direttamente. Entri col turbo, vieni qua. Come vieni giù, Bisio, se vieni a trovarmi? In macchina? Come vai? Sì, potrei venire col traghetto, si può? Sì, sì, ti faccio il traghetto io. Che macchina c'hai? L'hai cambiata? Ho preso la macchina nuova. Oh, vedo che la faccia è soddisfatta. Cayenne. Io ho il Touareg. Ah, il Touareg. Bello. Ma è vero che al posto dei cavalli nel motore ci sono i cammelli? Te le cerchi ogni settimana. Ringraziamo Marco Ranzani. Ciao Marco. Dov'è? Albertino. Chi è Marco Ranzani. Che è Marco. Aspetta. Era nell'uovo di Pasqua, è per te. No. Ma non mi somiglia. No, mettiti frontalmente. La somiglia o no un po'? Mi mancano i cornini. Lo tengo io. Grazie Albertino. Auguri. Grazie Albi. Tutti i pomeriggi su Radio DJ. Bueno. Vogliamo ringraziare anche, qualche giorno fa forse l'avete saputo, abbiamo ricevuto il premio Oscar TV. Ah sì, sabato Sanremo. Da Daniele Piombi, Gigi Vesigna, la regia, la giuria, sì. Tutti. Grazie, grazie. Guarda che bello. Oscar TV a Zelli. Grazie. Tra l'altro non so se avete letto i giornali, tutti hanno parlato dell'incontro che ci sarebbe stato, che poi c'è stato tra Ricci e Bonolis nelle quinte, in quinta. Invece la cosa più drammatica quella sera è stato l'incontro tra l'incontrata e la Hunziker. Io ero presente, di la verità, io ho visto che parlavate, che cosa vi siete dette tu e la Hunziker? Ecco chi era! Michelle, battuta sua! Salutiamo Michelle!